Allora, oggi giochiamo a Night of the Round. Siamo al quarto episodio di questo bundle Capcom. Vediamo l'intro. Spiegava un po' di lore. No, niente, anche questo parte subito. Non so se lasciando scorrere la demo, esatto, vediamo i tre personaggi selezionabili. C'è Lancillotto, che è quello più veloce e meno potente. Fa far vedere un po' di mossa, perché qua abbiamo diverse meccaniche che poi spiegheremo, che con l'attacco e spostando la levetta indietro, a differenza degli altri giochi, possiamo parare. Il primo, penso, di questa serie che, dove c'è la parata. Su King of Dragons abbiamo visto la parata un po' randomica che dipendeva dal livello dello scudo. Si poteva giocare fino in 3 nella versione arcade, poi dopo sì, è uscito anche successivamente la versione console con SNES, per SNES. E ok, niente, senza indugio partiamo. Ecco, come al solito sbaglio che non devo premere il touchpad in questa collection. E let's go. Ecco, il design dei personaggi sono basati, mi sono accorto, cioè ho scoperto, sul film dell'81, Excalibur, dove Artù era interpretato da Nigel Terry. Ecco, faccia l'anima sua, e si esce con Lancillotto, che è il più veloce, ha sempre scelto lui, che mi piace, è più agile. E alcuni anche armature, anche personaggi, esatto, vedi, quello è Merlino, quello che è appena scomparso, è sempre basato su quel film, che aveva questa placca metallica sul capo. Allora, niente. Come dicevamo, possiamo salire di livello prendendo questi tesori. Se noi li attacchiamo, il tesoro si divide. Questo non so cosa serve, magari quando uno gioca magari in cooperativa può smezzarsi l'esperienza. Proprio il resto è molto simile a quelli che abbiamo già giocato, magari più simile a un Final Fight che a un King of Dragons, perché King of Dragons già aveva. Non c'era quel sistema di lock-on, nel senso che quando tu fai una combo il personaggio si locca, si aggancia, diciamo, che su King of Dragons abbiamo visto di no. Ecco, stessa cosa con l'insalata, che in verità dà la vita, noi la possiamo tagliare. E vabbè, adesso ci ho perso, ma è giusto per farlo vedere, non ci interessa, come al solito, tanto abbiamo crediti infiniti. Ma noi giocheremo sempre al meglio delle capacità. C'è la meccanica della parata, che è questa qua, che è difficile da fare, sinceramente. Infatti, ecco, adesso vedremo contro questo che bisogna sempre attaccarlo da una lane differente. Ecco, infatti l'ha colpito. Esatto, invece se noi premiamo avanti con l'attacco possiamo fare un attacco potente. Fammi andare via, che questo. Ok, lo stiamo tenuto abbastanza distante. Via. Ok. Perfetto. Ecco qua. Le musiche sono di Isao Abe, compositore classico della Capcom, no? Che ha fatto anche un sacco di roba per Street Fighter 2 e qualcosina di Mega Man. Ecco, bello questo scenario, con la solita, come si dice, sfumatura a scacchiera per fare il gradiente del cielo. Che tanto con i pixel così si fa. Ecco, questi sono quelli un po' più agili. Comunque palette molto belle, anche dei personaggi, sprite sono un po' più piccoli di un Final Fight, magari, però sono molto belli. Siamo sempre su una CPS1 come anche gli altri giochi. Vabbè, più o meno i giochi della collection sono tutti, girano tutti sulla CPS1, tranne l'ultimo che vedremo, che è Battle Circuit, che gira su una CPS2, che è un po' più moderno, diciamo. Qui ci sono appunto gli stereotipi, ci sono tutti, sono quelli ciccetti bassi. Allora c'è un po' di cash.
Comunque niente, ancora siamo saliti di livello almeno un po', non ci ho fatto caso. Comunque lo sprite si modifica man mano che noi avanziamo. Che era già una svolta, diciamo, non è mai successo. Poi qua la parata ancora non l'ho usata, perché qua c'è poco da fare. Ecco, tra un po' vedremo. Ecco, i Birdman, questi qua, sono anch'essi basati su quel film di Excalibur dell'81. So perché hanno voluto vedere l'immaginario, i designer di quel film, insomma. C'è la meccanica del cavallo, poi la rivedremo poi nel prossimo episodio con Warrior of Fate, che anch'esso ci fa cavalcare. Ecco, questa è la Smart Bomb che distrugge tutti i nemici. Quindi devo spaccare la barricata. Ok. Questi sono gli Strider medievali, perché. Ah no, sono già morti. Ecco, possiamo salvare il nostro amico. Comunque poi man mano che andiamo avanti vedremo come la leggenda di Re Artù è solamente ispirata, perché già fino a qua insomma potrebbe essere abbastanza credibile, ma poi vedremo personaggi che non c'entrano assolutamente nulla. Dove fugge quel bastardo? Ecco, ah, questo non lo ricordo. Togli, ciulo il cavallo. Non so se si può dire, ci va, ecco. Adesso sono tutti e due a piedi. Ho già metà vita, incredibile. L'altra volta avevo fatto peggio, adesso sto pure spiegando. Oh. Se io faccio la parata? No, niente, perché comunque. Divento invulnerabile perché brillo. E posso attaccare gratuitamente. No, niente, non mi viene, perché c'ho un tempismo particolare. Questo è il mio amico, allora. Ah, mi ha lasciato un po' d'uva, ma non sono riuscito a mangiarlo. Via di qui. Poi con l'attacco in salto non dovrebbe andare male. Però me lo fa anche lui, eccolo. Cioè, oh, perfetto. Oh, niente. No, non ho fatto in tempo. Vuoi morire? Niente, oh. A posto. E che c'è da dire? Siamo saliti di livello, sì, abbiamo preso la corazza, adesso siamo un po' più forti. Poi comunque l'ancillotto si sviluppa meno sull'attacco e la difesa a differenza degli altri. Ah, questa sì, questa è un host che mi piace un sacco, questa qua del castello. I Birdman, eccoli qua. Sono un po' più fastidiosi perché si parano, però non è che attaccano a corto raggio, cioè a lungo raggio. Poi sono gli Swordman, non perché sia l'uomo spada, ma perché la tiene grossa. Ok. Ecco qua c'è la curiosità che c'è un nemico che entra, l'avevo letta poco fa. Salviamo il nostro amico. Ecco. Ah, eccolo poi quello che è entrato, ci ha seguito poi successivamente. Ci vuole accogliere alle spalle il bastardo. L'infame. Ok, possiamo prendere il cavallo, ogni cavaliere c'ha il suo, questo dovrebbe essere appunto quello di Lancillotto visto la palette. Oh, ma qua è un bug? Oh, beh, scavo tre volte. Possiamo avanzare. E
che si fosse sintonizzato solo ora, stiamo giocando a Night of the Round, quarto episodio del bundle Capcom. Siamo sempre nel 1991 Capcom. Ecco, ma ci ho lato il cavallo, che bastardo. Ecco, cioè, ho fatto il solito attacco Mega Crash che c'è in tutti i giochi di una volta. Ecco, questi io li chiamo gli Strider medievali, praticamente lo sprite è molto simile. Tanto pochi anni prima era uscito. Vado in retromarcia. Sì, mi posso anche girare, però. Bastardo. Sei sempre l'ancillotto. Sì, perché non mi ricordavo prima, no, perché nel film da cui è ispirato c'è pure addirittura Patrick Stewart che fa Leo Dogranz, che è il padre di Ginevra. Poi non mi ricordavo con chi Ginevra mettesse le corna a Realtà. Mi ricordavo Percival, ma in realtà no, l'ancillotto. Infatti ecco perché i giapponesi qua l'hanno fatto come fosse il belloccio, perché era così nella leggenda, insomma. Comunque, anche se non c'è stato un intro, la storia del gioco che devono andare a prendere il Santo Graal, ma poi vedremo che sarà tutto sbagliato perché di medievale ci sarà ben poco tra un po', cioè nel senso sì, per carità, a parte fino adesso è anche accettabile, dopo affronteremo avversari che veramente c'entrano ben poco con la Realtà. Soprattutto il boss finale, per chi se lo ricorda. Se può entrare, sì. Ok. Questo gioco, non mi ricordo, non era lunghissimo, non più degli altri, ci dovremmo attenere sui 50 minuti, una media di 50 minuti. Eccoci qua, sempre più bustati. Ecco, questo è il boss di prima, che adesso però è diventato già nemico standard, come era desueto in quei giochi, no? In questi giochi. Sì, però è accompagnato da, ecco appunto, dai suoi amichetti. Ecco, mi sono giocato l'ultimo chicco di vita facendo la mossa. Comunque tra i personaggi c'è cioè, Realtà, si invece si sviluppa in modo più equilibrato, mentre Percival. Oh, perché ha fatto sto fast forward? Percival si sviluppa più sull'ignoranza, ma e poi è l'unico ad avere l'attacco con scatto, che infatti in questi giochi erano assenti, perché a me dà fastidio che quando non che quando fai il doppio tocco sulla levetta non ti corre, ma una volta non c'era. Cioè no, su. In realtà no, perché su Capitan Commando che abbiamo visto la scorsa volta c'era il dash. Anzi, si potevano fare anche attacchi dash in salto, mentre questo è molto più tradizionalista, diciamo. Oh. Le tigri, non so cosa c'entrano. Qua si vede che questo ce l'aveva, ce l'ha sguinzagliato. Niente. Ah no, perché le evoca il tizio. Infatti, ecco perché sono dissolte nelle fiamme. Salviamo il nostro amico. Sì, poi ogni volta taglio i tesori, mi scoccio. Oh, morto? Andiamo. Barricate dentro il castello. Oh, che lancio i barili. Oh, tanta gente arriva. Oggi siamo un pochetto di più perché per la prima volta ho avvertito degli amici che stavo registrando l'episodio, poi vedremo
Vedremo, tanto poi questo verrà caricato, lo ricordo sempre, su YouTube all'omonimo canale. Se lo potete vedere in differita, anzi, sicuramente lo vedrete in differita. Voglio l'uva, fatemi mangiare l'uva. Tanto ti forza, ecco. Ah sì, non è entrato, io perché stavo controllando una cosa. Altre tigri matte, tigri matte proprio. No. Sprite della tigre è molto bello. Arlon, eccolo qui. Vada, eh. Ah no, li potevi prendere un po' di tesori. Pensavo li bruciasse. Ah no, fa questa onda d'urto. Infatti, ecco, devo saltare prima che cade a terra. Lui è difficile farlo no damage, perché non ho mai capito quando è vulnerabile. Io posso attaccarlo, parare, niente, non ho fatto in tempo, perché la parata comunque bisogna fare attacco e indietro, ecco, tipo così. Oh, mi si è impallato il pupetto. Ok. Puoi cambiare lane così. No, via, salta, ok. Qua non c'è la presa però, è vero, perché è uno di quei picchiaduro con le spade, quindi un hack and slash forse. Però così vedi, funziona abbastanza. Via. Adesso fa lo scatto, no? Eccolo, dopo che subisce. Scatto, esatto. Attenzione, si ribella al suo schema. Cosa mi lascia l'amico? Tesori grandi. Tanto la vita ce n'ho ancora un po'. Se no anche a... ecco niente, anche atterrando col salto posso fare attacco aereo. Siamone adesso, perfetto. Polletto e spada nuova. Oh, che succede? Ah, beh, questa è perché era la riconquista del castello, ecco perché prima il trono era coperto da un telo, tipo. Cioè, qua non ti spiegano niente, devi intuire cosa succede. Livello massimo quant'è? Mi sa 16, mi pare. Ah, questo è sempre un pezzo tratto da questo film, avevo letto, che c'è tipo giochi medievali, no? Che starebbe a simulare che è la fiera, infatti ci sono i nobili lì sulla balconata che guardano, beh, c'è Dogatti, non c'è nessuno, vedete. Poi non so perché ci sono i cattivi, vabbè, perché i cattivi vanno invaso la fiera, giustamente. Poi dovrebbe simulare che questi sono buoni, visto che hanno un'altra palette, non lo so, che è un combattimento simulato, non ci è dato sapere. Maskman. Lo fa così. Non c'è più? Ah no. Oh, dove vai? Dai, vieni fuori, fai perdere un sacco di tempo. Ok. Niente, quello è fuggito con la bandiera che abbiamo ripreso adesso. Fine dei giochi, wow. Poi cosa succede? No, adesso arrivano i cattivi. Chi sarà mai? Andiamo a vedere.
Oh no, dei banditi neri. Cioè neri nel senso di vestito, eh. Eccoci qua. Eccolo qui, Phantom. Forse quello prima era Phantom mascherato, perché di quelli di neri non ce ne esistono. Lui è il capo degli Strider. Addirittura si sdoppia. Proprio canonico, io mi ricordo qua sulla tavola rotonda succedeva proprio questo. Questo è un nemico classico. Comunque c'era un sacco di libera interpretazione di questi libri o brand, insomma. Anche poi quando vedremo questa estate con quelli su licenza, una licenza molto libera, diciamo, perché comunque la tavola rotonda non è un marchio registrato, chiaramente, è una leggenda. Vediamo se l'ho impallato così. No, mi pareva strano che qua nessuno ti regala niente. Cosa lancia? Le mannaie da cucina? Non ho capito. Un cocchietterini. Oh, a posto. Cosa fa? Se ne va. Comunque sì, dicevamo, poi è stato convertito su SNES, però è una versione molto downgradata a livello di sonoro. Non so di sprite, non me la ricordo, però non era granché anche quella, come abbiamo visto con Final Fight. Bello questo stage sul lago, questo sul... sì, è un lago perché vediamo la parte opposta, dove ci sono i barbari. E cos'è volevo dire anche della versione SNES, che oltre ad essere inferiore da quel punto di vista, le parole tipo sacro, holy, no? Appunto, holy, sacred, sono state cambiate, non so perché c'era sta fissazione, pare che non puoi di niente. Uno si lamenta di adesso, ma una volta c'erano queste censure così. Oh, mi rubano sempre il cavallo. Come osi? Andiamo. Cloppete, cloppete. Tu con fare la retromarcia non è male come tecnica. E punzecchiare, eccolo. Punzecchiare alla giusta distanza. Let's go. Mi gratto un attimo a posto. Comunque oggi ho anche la chat sotto, se qualcuno ha qualche domanda è sempre ben accetta. Ancora questi qui campano. Contro a cavallo. Questo mi ricorda il cavallo dei Lubu su Dynasty Warriors. Tutto sto arancione, queste palette molto forti di quei tempi anni 90. Oh, intanto se va via un cavallo. No, non volevo questo, va bene. Basta che il mio non diventa geloso poi. Adesso vedremo un nemico molto accurato, se non sbaglio. Ah no, non è lui. Oh, lui torna sempre tanto, con una palette cambiata, ma...
Quando ti inforca è temibile. Quindi lui alla terza volta che para vi fa un attacco gratuito. Via, ok, a posto. Oh, va là, piena vita. Comunque le illustrazioni a lato, quelle che coprono le bande nere, no? Come dicevo l'altra volta, si chiamano bezel, no? Erano quelle attaccate ai conop. Queste ovviamente, come dicevo, sono customizzate, cioè non è che sono per... l'hanno inventate per questa collection, se no erano diverse quelle originali, diciamo. Cioè non è che sono personalizzate, sono nuove semplicemente. Ecco, questo è il classico barbaro, proprio storicamente accurato, ma non perché... Siamo in un periodo storico ben preciso, ma proprio questo ce lo vedo molto bene sulla storia dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Se, io da piccolo pensavo fosse un robot addirittura. Che poi non vuole dire una cavolata, ma dopo mi sa che c'è un robot, perché... Piccolo spoiler. Questo niente, martella come un forsennato. Con la sua sobria armatura. Invece è un tizio con un'armatura e sopra la pelliccia, capito? Come se non bastasse. Balbars. Boh. Capo degli sbabbari. Oh, gli ho tolto un botto. Cosa fa con le braccia aperte? Come at me? Sì, cioè appena sono avvicinato ho schiantato. Ehi, quanta gente arriva? Anche un po' meno, raga. Questo si è stufato. Si tuffa, lui è una specie di wrestler, vedi? Questo ho fatto un po' a caso. Posto. Bello lo scenario dietro con le case. Sempre sfondi Capcom, sempre eccellenti, soprattutto di questi anni. Oh, attenzione, armatura d'oro per noi. Oh, Knights in the Strange Land. Questo. Dove andranno i cavalieri? In terra cavalieri, in terra straniera. Ma che terra straniera sarà? Questo è proprio molto coerente. Adesso vedremo, ne vedremo delle belle. Questo è il mio boss preferito, quindi chi mi conosce sa già che terra straniera è. Un boss che non può mancare in un gioco così, chiaramente. Madonna, questo cavallo, adesso te lo rubo. Scendi, oh! Oh, ma perché? Ah, ok. Forse perché paremo. C'è sempre il nostro amico. La labardiere spaziale. Lord caffettiere ha detto anche. Ok, ce lo siamo tolti subito. Adesso torna su, vero? Mi sa che solo quelli bassetti possono cavalcare, no? Cos'era? Non me l'ha dato. Eh sì, infatti sono sempre loro a cavallo. Vabbè, come tolto un cavallo se ne fa un altro. Cioè, poi vedi, non siamo poi così in terra straniera. Io, infatti, adesso quando vedrete il boss, capirete che secondo me andavano messi
altri nemici qua. Però invece sono sempre i soliti, sono sempre i soliti, nonostante siamo in terra straniera. O forse ancora ci devono arrivare, magari il livello si chiama così, ma ci arriviamo dopo. Forse ancora qua siamo nelle terre, nel regno di Reartù. Di Camelot, ecco come mi veniva in mente come si chiamasse. Allora, candelabri ci danno qualcosa. Tramonto eccellente. Comunque, quanto mi piace qua, che con pochi pixel si riesce a far capire, non so, quel villaggetto in lontananza. Questo è infatti grande maestria di quel tempo. Anche i riflessi, gli highlight sulle armature riflettenti, molto belli. Basta un po'. Niente, questo è come si è alzato. Comunque volevo dire che le illustrazioni a lato, non mi ricordo, dovrebbero essere sempre di Achiman, però non sono sicuro stavolta, perché mi sembrano, cioè, guarda, sono sincero, ho il dubbio stavolta, mi sembrano uguali alle altre, però sembrano leggermente diverse. Però dove, anzi no, adesso che ho visto la faccia di Lancillotto sono sicuro, e anche di queste sono del grande Akira Yasuda in arte Akiman, che appunto, beh, ma penso che questa collection l'ha fatti tutti lui i concept. A parte forse nell'ultimo gioco, non lo so, poi vedremo, in quello prossimo sicuramente. Comunque, spade sempre più brutte. Questa non è che mi faceva impazzire, mi piaceva più all'inizio l'ancillotto, sempre più grosso. Comunque anche gli altri. Ah no, questa è la smart bomb, ma non c'era nessuno. Qua siamo in una grotta, non so dove stiamo passando. No, boh. Ah no, è un cielo. Comunque, a differenza di altri, qua non c'è niente da raccogliere. Perché comunque i personaggi sono già armati. Neanche su King of Dragons, comunque, come abbiamo visto. Invece nel prossimo siamo armati, cioè almeno alcuni personaggi sono armati, di cui possiamo scegliere nel prossimo episodio. Ma si possono raccogliere anche delle cose. Invece questo c'è poca interazione, c'è proprio cibo e la meccanica di progressione del livello. Mamma mia, questi. Quando non li sopporto, poi alla fine sono belli. A posto. No, ho preso la mela. Invece sono morto. Quindi sono gli sciamani. No, magician. Questi sono più belli. I Birdman sono quelli che mi piacciono di più. Sono gli sprite più belli, secondo me. Tolto al boss di questo livello che vedremo tra poco. Ecco perché la smart bomb verde tramuta tutti i nemici in cibo, mentre quella rossa li tramuta in esperienza, quindi in tesori. Però le tigri sono sempre accompagnate da questi qui, questi sono i domatori, ma dove le avete prese queste tigri? A Camelot c'erano. Ecco, questa è la terra straniera che ci piace. Però loro non sono così stranieri, sinceramente, sono gli stessi di prima. Eccoci qua. E lui, chiaramente, il tipico nemico di Reartù, no? Muramasa, ovviamente. I più appassionati della tavola rotonda se lo ricorderanno bene nello scontro, in questo fatidico scontro al chiaro di luna, come Kill Bill.
nel campo di grano, cioè proprio tipico, proprio alla Sekiro, se vogliamo. Fa il Meteor Strike, cosa fa? Allora tu, ecco, aspetto che finisce e poi torno. Sei stufo? Proprio perché c'è sta meccanica che la gente si stanca, ma non ho capito da cosa dipende. Forse dopo hanno una specie di dopo l'attacco più pesante. Ecco, adesso lo rifà. Sì, io vado qua, sono immune. No, ci avevo già provato. No, invece ha funzionato stavolta, quindi niente. Via, via, via. Allora, come sempre vi dico dove possiamo trovare questo cabinato nella zona. Questo c'è per chi è nella zona. Nella zona di Ancona. Questo si trova a Monsano al... Si chiama quel posto lì? Non mi ricordo, c'ho un vuoto di memoria. Adesso ve lo dico, affronto questo. Comunque nella sala giochi a Monsano c'è quella grande, dove c'è il bowling. Però non era calibrato bene, mi ricordo, non funziona quasi un cavolo, magari li stanno togliendo dappertutto, comunque sono i pochi rimasti, sono sfasciati. Final stage, decisive battle at the King Castle. GD già, Madonna, è volato sta live. E torna al mio tema preferito. Mi ricordo ci fossero più livelli, invece no, vabbè, meglio perché sennò dopo tanto comunque questo gioco... Anche se stiamo facendo un long play ripetitivo alla fine, o comunque con gli amici magari è divertente, per carità, ma io mi diverto anche a farlo da solo, per carità. Cioè, uno dei miei preferiti, cioè tutti questi contenuti nel bundle io da piccolo l'ho giocati all'inverosimile. Sugli emulatori, in sala giochi. Sala giochi solo questo e pochi altri perché molti non sono spariti giustamente. Però adesso io voglio far vedere quanta accuratezza c'è nel boss finale. Proprio i giapponesi non so cosa gli è venuto in mente. Adesso vi faccio vedere. Comunque è bello che quando fai il continue fa vedere la panoramica del livello come se fosse... Aspetta, fammi usare queste. Come se fosse il tavolo strategico di Virtue. E ti fa vedere anche dove sei, a che punto sei del livello. Infatti negli altri giochi non c'era sta cosa. E sulle note di Isao Abe avanziamo verso la battaglia decisiva. Chi è che ride? Chi ha riso? Ah sì, lui, infatti da fuori schermo. Vieni parata e let's go. Altro che Dark Soul. I Barbarian non c'entrano niente dentro questo. Fendente potente. Thank you.
Ah, infatti stavo pensando una cosa. Cavoli, non siamo arrivati all'aspetto finale. Cioè, perché dopo un po' c'è una specie di time skip dei personaggi. Cavolo, siamo a livello finale e non mi sono ancora trasformato. Mi pare impossibile. Ho preso tutti i tesori. Forse con questo saliamo. Eccolo, l'ho detto, time skip. Siamo nelle versioni. Di solito io quando arrivo al boss finale siamo già evoluti da un pezzo, invece. Quindi Lancilotto si fa la coda. Percival diventa pelato, come possiamo vedere nell'illustrazione qua a fianco. E Artucha ha sta armatura gigante d'oro che diventa fighissimo. Cioè, io l'ho chiamato time skip perché comunque Percival da biondo folto diventa pelato con la barba marrone, non so perché, cioè, nel senso di che comunque un po' di tempo è passato. Nella loro skin veterana, diciamo, dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Sono un po' più vecchi, secondo me. Ah, siamo, vedi, quasi a metà dell'ultimo livello. Comunque l'altra volta quando ho fatto la prova per questa live ero riuscito ad arrivare proprio al livello massimo, però tanto i tesori sono quelli, non abbiamo saltato neanche uno. Non so. Perché poi sì, anche questo aspetto, comunque non mancano troppi livelli, mi sa che il massimo è il 16. Questa prospettiva non mi fa capire niente. E siamo già al boss? Il boss ci tocca a noi particolarmente perché. Ah no, aspetta, Iron Golem, ok, non è questo, perfetto. Ma allora perché c'era scritto Final Stage? Forse questo è un boss di metà livello addirittura. Poi non so perché Iron Golem c'è la foto di quell'altro. Allora, cioè, non ho mai. Forse perché lo sta pilotando lui, non lo so, non c'è dato a sapere. Ma io mi ricordo c'era la foto dell'Iron Golem, vabbè, non importa. No, la lonzona la voglio. Quindi qua dobbiamo colpire nel meccanismo. Esatto, poi lui muove il braccio. Poi noi torniamo qui. Proprio qua si farma un sacco di esperienza. Quando cade la roba. O no? Ecco, si è accorto, il braccio si è accorto. Vabbè, c'ho un po' di tempo prima che si deve alzare al massimo. No, niente. Vediamo chi c'è dentro, se c'era quello aveva senso la foto, se no niente, no niente. Facciamo ah sì, invece era lui, ecco perché ha fuggito, quanta lore abbiamo scoperto, era lui fuggito dal festival e adesso guidava il robot, attenzione. Cioè, per scoprire queste cose bisogna ragionare a solo, praticamente. Perché, appunto, tutti dicono dei Dark Souls, ma in verità una volta, cioè, capito te, le cose le vedevi così narrativamente, accadere su schermo e dopo, vabbè, ci arrivi te da solo, non è che ci vuole un genio.
Non c'è bisogno che lui dica: ah, sono tornato nel robot. Toh, attacco aereo. Perché... Questa è l'esclusiva di Lancillotto, il calcetto bifido. Ecco. Red carpet. Ed eccolo lui, il boss finale. L'avete tutti riconosciuto, è chiaramente lui. Come direte, ma che cazzo è questo? Si può di cazzo, adesso lo vedete, è un personaggio tipico italiano poi, della nostra storia. Proprio qui giunto contro i cavalieri della Tavola Rotonda. Io penso che i giapponesi abbiano preso un libro di storia a caso, hanno letto il primo nome italiano figo, adesso non me lo spoilerò perché fa troppo ridere. E hanno detto: dai, è bello sto nome, facciamo che il boss finale si chiama così, anche se anche storicamente neanche medievale, cioè. Quindi... Spero sia un caso di omonomia, come si dice, no? I giapponesi sempre appassionati della cultura italica, però quando scelgono i nomi, voglio dire, no? Eccolo, è chiaramente Garibaldi, cioè nel suo tipico cavallo e armatura d'oro di quando ci liberò e unificò l'Italia. Come dargli torto, come dargli torto. Che è un po' una mezza reskin di uno dei primi boss, se vi ricordate, solo che aveva l'armatura argentea. Niente, c'ha uno spara di tutto, praticamente onde d'urto, fiammette dal terreno. La sua classica Morningstar dorata. Questo episodio non è andato al meglio perché sono arrivato a Garibaldi senza anch'io l'armatura timeskip dorata. Stranissimo. Chissà, che bonus ho saltato, non lo so. Oh, ma non scendeva da cavallo sto maledetto. Gli ho tolto una barra vitale. Niente, inattaccabile. Questo no damage non so come si possa fare, sinceramente. Oh, arrivano gli sgherri grandissimi. Si è tolto l'elmo, si può raccogliere? Sì. Non l'avevo mai raccolto. E ha svelato il suo volto, chiaramente lui. Ma per me un nome valeva l'altro, come se il boss finale lo chiamavano Napoleon, così. Ma non mi sarebbe stupito, sinceramente. Dai, niente, è invincibile. Niente, lui c'ha tutti gli attacchi di tutti i boss possibili, l'onda d'urto, a cavallo e non. Poi para tutto. Ha pure un'onda d'urto che va... C'è uno sparetto che va oltre la linea sua, quindi anche se sei di lato ti colpisce. Questo è l'attacco del samurai, c'è tutto, veramente di tutto c'ha. Toglie metà vita, ovviamente. Però adesso ci siamo, eh. Dai,
attacco volante. Tocca giocare alla Smash Bros. Così proprio con. Dai. Attenzione. Lancilotto ha sconfitto Garibaldi. Con questa scritta concludiamo Night of the Round 1991 Capcom. E attenzione, il Santo Graal si può prendere? No, lo prende in automatico. Farebbe ridere se sale di livello adesso che. No, infatti, vabbè, comunque. Sa che comunque il livello massimo era 16 o. Insomma. Dopo diverse battaglie, i valenti eroi hanno ottenuto il Santo Graal. Oh, mi fai leggere? Vabbè, comunque. Merlino cosa dice? Bentornati. E abbiamo il Grail che ha questo potere. Ah, lo devo prendere? Ah, dice non è. Lancilotto dice che non è suo compito portarlo. Ah, e loro insieme dicono, Riartu. Oh, grandissimo, intanto io scrivo il nome. Tutti felici e contenti. Vada Percival che potenza con la sua armatura d'oro. Questi sono loro versione finale, quindi. Dopo un lungo periodo di violenze e battaglie, l'Inghilterra. Ah, vero, perché è ambientato in Inghilterra. Ma era vero, ma io pensavo, non l'avevo mai capito, vabbè. Diventa il primo re di tutta la Bretagna e Merlino. Cos'è che ha fatto? Ah, beh, fondano i Cavalieri della Tavola Rotonda, sì. Vabbè, perché sono molto ignorante su questo racconto in verità, però pensavo che il regno di. Non era Camelot, boh, non so. Era un regno dell'Inghilterra, boh, nel senso. Non storicamente, intendo. Era ambientato lì questa storia, insomma. Qua facciamo un riassunto di tutti gli sprite del gioco. Ecco il mio boss preferito, con i miei X-Gary preferiti. Cast, io come Lancilotto, gli altri niente. Questo era bello stemmarlo con degli amici, in effetti. Infatti l'avevo proposto, pertanto adesso questa la facciamo veloce, poi possiamo rifarlo tranquillamente. Se mi è sfuggita qualche curiosità, ma più o meno abbiamo detto tutto. E con questo bellissimo sfondo in pixelato, come dice la gente. Qual è il mio. No, però ho concluso sempre. Cavolo, no, sempre a livello 13. Allora niente, allora era quella la forma finale di. Che io abbia mai visto di Lancillotto. Però ho visto forse su internet che ne ha diverse. E niente, abbiamo finito insieme Night of the Rounds e ci vediamo al prossimo episodio con, se non sbaglio, Tenchi Wo Kurao 2 per gli amici Warriors of Fate. Dopo spiego il perché di sta cosa, perché si chiama 2 e poi Warriors of Fate. Va bene, però lo spieghiamo la prossima volta. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Boh.